è una bella moneta parallela, una bella moneta parallela. Vai, Paolo Maddalena, Paolo Maddalena. Paolo Maddalena è un uomo molto importante, molto potente. È stato presidente della Corte Costituzionale, quindi è un presidente emerito, Paolo Maddalena. E che leggo, che leggo? Ma che leggo? Che leggo mai? Che leggo mai? Un potente articolo, un potente articolo. Io questo potente articolo, è apparso sul grande web journal Affari Italiani, questo potente articolo è del 16 febbraio 2021 e ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Il titolo di questo potente articolo, che è un'intervista a Paolo Maddalena, è Paolo Maddalena a Mario Draghi, due punti, aperte le virgolette. Serve una moneta di Stato parallela all'euro. La proposta del vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, no, è stato vicepresidente, non presidente, mi scuso, Due punti. Moneta di Stato parallela all'euro per uscire dalla gogna del debito. Poi, parole di Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, quindi un uomo molto potente, molto importante. Vediamo cosa dice Paolo Maddalena. Mi limito a ricordare a Mario Draghi che il primo problema da affrontare è quello della creazione del denaro dal nulla. Chiaro? Dal nulla. Allora, dice questo uomo molto potente, molto importante, che è Paolo Maddalena, mi limito a ricordare a Mario Draghi che il primo problema da affrontare è quello della creazione del denaro dal nulla, poiché chi crea denaro dal nulla è padrone del mondo. E la moneta non nasce in natura, ma è creata dalla mano dell'uomo e in pratica creata o dallo Stato o dalle banche. Bene, cari amici, bene, molto bene, cari amici. Beh, poi nell'articolo io ve lo metto come mio solito, ve lo metto come link, riassunto di questo video. Allora, carissimo potente Paolo Maddalena, io non sono potente come te, Paolo Maddalena, Io sono stato semplicemente professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici e poi ho scritto tante belle opere, tra cui questa è la mia ultima opera, Paolo Maddalena, un'opera storico-mitologica nella quale si spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Va bene, Paolo Maddalena? Molto bene, molto bene. Caro Paolo Maddalena, non è vero che il denaro lo si crea dal nulla, non è vero, tanto, a parte il fatto che nulla non esiste, capito Paolo Maddalena? Il nulla non esiste, esiste il tutto, non il nulla. Ho dedicato tanti video al nulla per spiegare che il nulla non esiste. In ogni caso, no, il denaro non si crea dal nulla, capito Paolo Maddalena? Il denaro non si crea dal nulla. Il denaro lo si crea dal sudore della fronte, capito Paolo Maddalena? Perché è scritto nella Bibbia, è scritto, no? Che Overlord, condannò Adamo e gli disse: tu, Adamo, guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, capito? Non c'è scritto nella Bibbia che tu, Adamo, stamperai denaro dal nulla. A parte il fatto che Dio non poteva parlare del nulla a Dio, non poteva parlare, perché che dice il catechismo? Dov'è Dio? Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. E egli è l'immenso, è l'immenso. Non si crea denaro dal nulla. Allora, come si fa a creare il denaro, Paolo Maddalena? Caro Paolo Maddalena, il denaro lo si crea sulla base del PIL. Il PIL, il prodotto interno lordo, si crea sulla base del PIL e per cui l'euro viene creato sulla base del PIL per le nazioni dell'Eurozona. Lo sai Paolo Maddalena che fu
Richard Nixon a sganciare il dollaro dall'oro, perché Richard Nixon, 1980, e dice a Richard Nixon, si accorse che con l'oro tu non ci potevi andare a fare la spesa al supermercato. Intelligente Richard Nixon, e sganciò il dollaro dall'oro, per cui da quel momento il dollaro è agganciato al PIL, al prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Se aumenta il PIL, aumenta pure il valore del dollaro, se cala il PIL, cala pure il valore del dollaro. E così è per l'euro. Non si possono stampare gli euro dal nulla, e gli euro si possono stampare sulla base del prodotto interno lordo dell'Europa Unita. Ma scusami Paolo Maddalena, absit in iuria verbi, ma chi è che te l'ha detto che il denaro lo si stampa dal nulla? Ma chi è che te l'ha detto, caro? Guarda Paolo Maddalena, io ti voglio bene Paolo Maddalena, che sia chiaro, e se tu mi darai il tuo preciso recapito postale, Paolo Maddalena, io ti farò pervenire a mie complete spese postali una copia di questa mia celebre opera storico-mitologica, che spiega per filo e per segno come è avvenuto il passaggio da matriarcato a patriarcato. A te Paolo Maddalena, a tutti voi che mi ascoltate, tantissimi, tantissimi cari salustri, da Astipere il serpente, ok.